Questa sera abbiamo parlato di molti autori che si sono occupati del tema del tempo, del passare del tempo, delle scelte che ne conseguono, anche dell'impressione che si fa, uh, che si ha di sé dopo il tempo che è passato, con, uh, rispetto agli episodi della propria vita, rispetto agli incidenti o alle opportunità perse o quelle colte. Insomma, abbiamo parlato di un ragazzino di Peter Cameron in un bellissimo romanzo che si intitola Un giorno tutto questo dolore ti sarà utile, anzi questo dolore mm -hmm. senza tutto, ma insomma è abbastanza, che riflette sul rapporto con la propria nonna e sulle mm -hmm. cose che non si devono perdere, che sono accumulate ma che possono sempre servire. Lui non può saperlo perché è troppo giovane, abbiamo riflettuto... Su un protagonista invece di un romanzo di Julian Barnes che si chiama Il senso di una fine, un protagonista che invece scopre di aver vissuto una vita che non è esattamente come se l'è raccontata, eh, di fronte ad amicizie, amori, a storie che pensava fossero andate in un certo modo, almeno così se la, la diceva a se stesso, ma in realtà scopre in modo anche traumatico e clamoroso che non è andata così. Eppure ricorda certi passaggi che sono. Come luci, come le luci della torcia elettrica quando fendono il buio, e quindi sono illuminazioni temporanee, episodiche anche quelle della, della memoria. Poi abbiamo raccontato di un grande compositore russo che si trova sempre in un romanzo di Barnes alla prova del rumore del tempo e all'effetto che fa essere vigliacchi e non eroi e a riflettere sul proprio rapporto con la società che abbiamo intorno a noi e quindi siamo passati all'individuo individuale dalla riflessione su se stessi a quella sul mondo che ci circonda una politica dell'impossibile come la chiama Dagerman Uh, riflettendo sulla possibilità di immaginare qualcosa di impossibile, di letteralmente impossibile per scardinare un mondo non tanto delle possibilità, ma potremmo dire della compatibilità in cui tutto torni e invece fare saltare questo schema, questo paradigma. Abbiamo riflettuto su uh, Alexander Langer, uh, da ultimo l'autore più politico di questo nostro racconto, che prova invece ad attraversare, a collegare le sponde, a attraversare questo fiume eh, impetuoso che è anche impietoso, potremmo dire, eh, che è quello della storia, della storia di ciascuno di noi, della storia dell'umanità, della storia della politica, del potere che lo attraversa con un bambino sulle spalle: eh, eh, insomma, si chiama Cristoforo, questo santo, quindi già capiamo di chi si tratta, ma vale la pena anche per un bambino anonimo di portarlo dall'altra parte del fiume e di salvarlo dalle acque. E in questo caso. Per collegare modelli di vita globali che sono diversi, sono irriducibili e che bisogna sapere come dire, abbandonare o forse passare ad un altro stadio, un altro paradigma, un altro modello, un'altra idea. Impossibile quando la guardi da una sponda del fiume, ma quando l'hai attraversato finalmente e costruito una relazione, un ponte verso il futuro, diventa tutto più credibile. E concepibile quantomeno. Quindi abbiamo raccontato di come la letteratura, anche nel dibattito finale, possa contenere molti io, ci sia una società di persone in ciascuno di noi che invecchiano, che maturano, che ripensano a se stessi, magari che non si ritrovano, può anche capitare di perdersi, oppure che si trovano in un punto di arrivo che non avevano messo in conto, che addirittura non è quello che si erano figurati quando ci ragionavano su. E scoprono attraverso una vita che non finisce, insomma tutti questi romanzi e queste storie sono romanzi che danno sempre l'idea che su possa succedere ancora qualcosa. In nel romanzo di Cameron, assolutamente sì, perché si tratta di un ragazzo che attraversa la linea d'ombra, potremmo dire, no? per usare un luogo comune della letteratura, ma anche in chi è arrivato alla fine della propria vita e scopre invece che anche la riformulazione di episodi precedenti può essere una novità assoluta e appassionante. Quindi, e lo scorrere del tempo, il ritagliarsi il tempo per leggere, e il, il tempo anche delle scelte. Abbiamo finito con un richiamo a Paolo di Paola, un libro appena uscito, un piccolo saggio, che è un libro fatto di libri, vi sembra un monumento alla vostra rassegna che ho citato apposta e che fa pensare a tutta una serie di personaggi che si pongono in questo flusso, da Bartolomeo Lo Scrivano a Pereira di Sostiene Pereira a Alcune lezioni, non si possono più citare di Italo Calvino, le lezioni americane, soprattutto a quella non detta, insomma c'è una riflessione su quello che manca e che non è stato ancora dibattuto e citato, come invece tutto il resto, e c'è una riflessione sulla necessità di provare a prendere delle posizioni e delle scelte anche in un mondo in cui, sono tutto, in cui tutto sembra essere liquidato. Ecco, L'immagine del liquidatore è un'immagine. Con cui si conclude il romanzo di Cameron, da cui siamo partiti. Ecco, forse l'unica cosa che abbiamo imparato questa sera, è che in modo volgare si direbbe non si butta via niente. Io direi non si liquida niente.